buongiorno a tutti. Nel prossimo webinar del 14 dicembre diciamo, affronteremo una tematica ovviamente di grandissima attualità come il bilancio di previsione 22-24 che la maggior parte degli enti si sta accingendo a licenziare ovviamente entro l'anno. Facciamo una breve carrellata di quelle che sono le novità normative di contesto che ovviamente fanno da punto di riferimento, no, per l'impostazione del bilancio di previsione 2022-24. Il decreto fiscale, come sapete, è in itinere, all'interno del quale troviamo delle norme che certamente interessano i comuni per quanto riguarda la riscossione delle entrate. Abbiamo il decreto, l'ultimo, sul PNRR, e in generale il tema del PNRR è fondamentale, sembra una banalità, ma nell'impostazione anche del DUP, e quindi della parte strategica del DUP, sarà necessario coordinarsi con quanto è previsto nel piano nazionale di resilienza e di ripresa, ma anche sarà necessario impostare una codifica dei capitoli parlanti rispetto alle missioni, alle componenti e ai piani di investimento dello stesso PNRR, laddove poi il comune riuscisse in qualche modo a intercettare queste misure. E a riguardo, all'interno del decreto ultimo sul PNRR, avete visto che c'è una norma che consente di fatto ai comuni o comunque in genere alle amministrazioni di tenere in considerazione i dati della propria contabilità per quanto riguarda la certificazione dello stock di debito al 31/12/2021 con impatto chiaramente sul 2022 laddove occorrerà nel caso effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali. Abbiamo la legge di bilancio dove al momento non sono previste al di là di qualche diciamo disposizione circa fondi delle diciamo grandi norme per quanto riguarda gli enti locali, c'è il tema della certificazione, anche qui un decreto ministeriale che finalmente diciamo per tempo ci dà la possibilità di simulare l'effetto della certificazione sul 21 e vedremo quali e se ci sono ricadute sul 22. Abbiamo il DL delle infrastrutture che prevede un emendamento che ci dà la possibilità entro l'anno a proposito di fare variazioni per i ristori specifici di entrate di spesa Covid. Abbiamo come contorno il decreto correttivo di Arcore, il 13esimo, ma anche il 14esimo. In vero il 14esimo rileva sul fondo garanzia dei debiti commerciali ma ha un impatto solo dal 2023. Nel 13esimo ci sono delle norme principalmente sul rendiconto 21 e la contabilità economica, ma c'è qualche altro aspetto come ad esempio l'allegato A2 al bilancio di previsione che è stato modificato leggermente e poi c'è tutto il tema del FAL chiaramente per i comuni che hanno questa problematica. In ultimo lo vedete, anche qui però un tema più da rendiconto, la situazione patrimoniale semplificata, anche in questo caso c'è stato un decreto di aggiornamento. Di questo e di altro e in generale sull'impostazione del bilancio di previsione 22-24 parleremo appunto il 14 dicembre. Vi ringrazio dell'attenzione e buon lavoro.